Radio Radicale, siamo con Angelo Bonelli dei Verdi per parlare con lui del dramma di Cutro nel giorno in cui la Meloni incontra i sopravvissuti di questa tragedia. Lei 2 o 3 giorni fa aveva consegnato una lettera a Palazzo Chigi in cui chiedeva per il riconoscimento delle vittime di fare alcuni passaggi importanti che finora non erano stati fatti. Allora, ha avuto modo di incontrare i sopravvissuti, volevo chiederle che cosa le hanno detto e poi che cosa è stato fatto rispetto a quello che lei aveva chiesto. Stamattina sono andato a salutare i sopravvissuti e i pochi familiari dei superstiti che hanno incontrato la Presidente Meloni. Li ho aspettati all'uscita di Palazzo Chigi, nella parte, diciamo, Il retro, il retro di cioè li hanno Palazzo fatto uscire dal retro. Chigi. Sì, esatto, perché la visita era totalmente, diciamo, a porte chiuse, senza stampa, e nemmeno i giornalisti all'uscita hanno potuto neanche filmare l'uscita dei familiari. Non ha visto con quale mezzo sono arrivati o se ne sono andati via. È un pullman della polizia, io ho parlato con i familiari, in particolar modo con una ragazza che si chiama Zahra Bharati, una ragazza afghana che oggi è richiedente asilo in Finlandia, che è venuta dalla Finlandia perché suo fratello era disperso, fino a ieri, perché ieri lo hanno trovato, ma il suo corpo era irriconoscibile, è stato riconosciuto da alcuni indumenti addosso. Non dal DNA. Che aveva. No, il DNA non ha avuto risposta dalla Meloni. Non le hanno neanche fatto sapere se sarebbe stato fatto? Il DNA non mi ha risposto, non ha avuto alcuna risposta dalla Meloni. Ho saputo che da ieri mattina la procura di Crotone, su istanza dell'associazione Memoria Mediterranea, ha avviato il prelievo del DNA ai familiari, quei pochi familiari che oggi sono presenti, perché una stragrande maggioranza sono tornati nei loro Quindi l'ha paesi. fatto la procura di sua sponte. La procura, su istanza di questa associazione mediterranea, Ok. che ha chiesto proprio il prelievo del DNA ai familiari per determinare il match che consente il riconoscimento nel momento in cui c'è il rinvenimento del cadavere. Che pensa diciamo, del comportamento del governo, del fatto che abbia incontrato i parenti e i sopravvissuti qui e non lo abbia fatto dove doveva farlo e le condizioni che l'onorevole Mari poi ha mostrato a tutti 10 giorni fa quando è venuto qui in piazza Montecitorio dopo che era andato a Cutro? Trovo assolutamente incomprensibile che la Presidente Meloni, che è andata a fare il Consiglio dei Ministri a Cutro, non sia andato nel luogo dove doveva andare, ovvero nel luogo del disastro, e a salutare i familiari lì dove piangevano le bare dei propri cari scomparsi, o incontrare i superstiti. Lo ha fatto Mattarella, non si capisce perché non l'ha fatto lei. Detto questo, ha scelto questa linea, per me è assolutamente incomprensibile. Senta, che cosa ne pensa dell'ipotesi Wagner, che spingerebbe questi arrivi? Wagner che avrebbe messo anche una taglia sul ministro della Difesa Crosetto. Ma innanzitutto sulla taglia a Crosetto, la mia solidarietà a Crosetto, perché è una cosa ignobile quella che abbiamo letto, della taglia al ministro della difesa. Però il punto è un altro: Wagner o non Wagner, questo non può essere un elemento di giustificazione per non fare i soccorsi. Questa è la vera questione, quello che contesto al ministro Crosetto, perché il suo intervento è un intervento che è evidente che è stato fatto proprio per trovare una sorta di alibi al governo e ai buchi nel soccorso del governo, in particolar modo sullo steccato di Cutro e sul gommone al largo delle coste libiche in acque internazionali. Vuole dire qualcosa anche sul decreto che è stato incardinato al Senato? Pensa che ci sarà la possibilità per poterlo esaminare anche qui alla Camera? Auspicate, il 27 marzo scade il termine per gli emendamenti al Senato, voi auspicate di poterlo esaminare anche qui alla Camera e di poter dire la vostra? Insomma, solleciterete il Senato a fare questo lavoro oppure pensa che si arriverà al 50° giorno per approvarlo lì? Intanto ricordo che la nostra Costituzione prevede un Senato e una Camera, quindi prevede la doppia lettura, e quindi dovrà per forza venire la Camera.
Capisco che purtroppo questa maggioranza e questo governo usa i decreti per legiferare e usa sempre la fiducia, quindi è evidente che c'è un rischio molto alto che alla Camera arrivi assolutamente con un'impossibilità di essere modificato. C'è la possibilità comunque di sensibilizzare l'altro ramo del Parlamento affinché tutto avvenga secondo... I nostri senatori stanno facendo questo lavoro, ma è evidente che l'atteggiamento di questa maggioranza è una maggioranza che usa il tema della migrazione come uno strumento di propaganda e di ideologia per fare consenso. Lei non crede all'ipotesi Wagner? Ma guardi che nella storia, anche molto recente, nazioni estere, anche a regimi dittatoriali, hanno usato i migranti come strumento di condizionamento e di ricatto politico. Ricordo Erdogan in Turchia con i siriani nei confronti dell'Europa, in cui Erdogan disse all'Europa: datemi i soldi oppure apro le frontiere. Ecco, il caso bielorusso è stato un primo tentativo di sperimentare questo tipo di misura destabilizzatrice. Lo è stato fatto nei confronti della Polonia, adesso si cerca di farlo nei confronti dell'Italia. Punto interrogativo. Ma l'Italia sta in un punto geografico, nevralgico e strategico. È la porta del Mediterraneo e è inevitabile che si trovi di fronte ad affrontare questi problemi, i problemi di migrazioni che sono legati a crisi economiche e anche alla questione della crisi climatica, cioè le carestie, la desertificazione sta provocando, come dice tra l'altro l'ONU, provocherà un aumento considerevole di migranti. Il punto quindi però è come si affronta insieme questa questione, perché la grande assente, oltre all'Italia, è l'Europa. Grazie ad Angelo Bonelli.